La proposta che la CGIL fa è complessiva, articolata ma in logica e diretta conseguenza con quanto abbiamo sostenuto unitariamente in tempi non sospetti, cioè con il governo precedente, quando presentammo una piattaforma che partiva dall'esigenza di ridare fiato ai redditi. Il precipitare della condizione economica ci porta ad accentuare alcuni tratti di quell'analisi, a partire dall'esigenza di avere una restituzione quantitativamente significativa, parliamo di 500 euro, nella tredicesima mensilità, oltre a misure strutturali sui redditi da lavoro e da pensione a partire dal 2009. Così come avere un'estensione degli ammortizzatori sociali ai milioni di persone che non ne beneficiano, un incremento dei massimali della cassa integrazione e misure che reintegrino automaticamente la dotazione del fondo per gli ammortizzatori sociali. E ancora sui redditi chiediamo l'estensione della platea dei pensionati che percepiscono la 14ª mensilità e la revisione del sistema di calcolo per la determinazione dell'aumento delle pensioni. Agevolazioni nella ricontrattazione dei mutui con oneri a carico del tesoro e, forse una delle poche cose che pare parzialmente contenuta nelle misure che varerà il governo, un contenimento di tariffe e ticket per i servizi. Tutto questo va incrociato con provvedimenti di politica industriale che ridiano fiato all'economia. Da qui la richiesta che il Tesoro garantisca i crediti per gli investimenti privati, un sostegno ai progetti di innovazione industriale e alle aziende più esposte alla competizione internazionale che investono in formazione e ricerca. Infine, un rilancio negli investimenti infrastrutturali ed un'ultima parte dedicata a richieste indirizzate al potenziamento del sistema del welfare a partire dai servizi per l'infanzia e la non autosufficienza. Infine, un paio di richieste che parlano più al nostro livello di civiltà che all'economia. Mi riferisco a provvedimenti di regolarizzazione degli immigrati che diano dignità alle tante e tanti migranti che vivono condizioni di incertezza, quando non di sfruttamento, e il ripristino di una semplice ma efficace misura di contrasto alla pratica delle dimissioni in bianco firmate all'atto dell'assunzione, storico strumento di ricatto di cui anche Confindustria sembra non vergognarsi. Essendo questo che ho richiamato per titoli, un piano generale contro la crisi che la CGIL propone, è corretto dire anche qui solo per titoli che la finanziabilità di un'operazione di questa natura dovrebbe avvalersi di più leve, tra cui l'emissione di bond europei, un rilancio della lotta all'evasione e all'elusione che buoni frutti aveva dato nella passata legislatura, la modifica dei parametri di Maastricht per la parte di investimenti infrastrutturali e, buona ultima, la rinuncia per finanziare serie misure contro la precarietà della grottesca detassazione degli straordinari. Non voglio evitare a questo punto il tema dei rapporti unitari, su cui qualcosa peraltro ho detto. Penso che abbiamo fatto sforzi importanti in questi anni nella direzione della ricostruzione unitaria che indubbiamente lavoratori e pensionati ci chiedevano. L'abbandono delle ragioni poste nelle due piattaforme elaborate unitariamente, fisco e redditi e revisione del modello contrattuale, e gli episodi fragorosi degli accordi separati succedutisi negli ultimi mesi ci devono far riconsiderare la relazione con Cisleuino. Il vincolo dell'unità o è assunto come riferimento da tutti o la stessa costruzione di piattaforme unitarie perde di significato e valore tra chi siamo chiamati a rappresentare.
i semplici buoni propositi, in un contesto ancora privo di regole generali sulla rappresentanza, non bastano più. E questa condizione di sostanziale inaffidabilità di Chisler-Will rischia, in assenza di chiarezza politica, di logorare anche il nostro rapporto con gli iscritti lavoratori e pensionati. Per questa ragione considero opportuna e giusta la decisione di arrivare, come sola CGIL, allo sciopero generale. Cari compagni e cari compagni, in questi mesi abbiamo assistito ad un'aggressione scomposta da parte del governo a tutta una serie di istituti, garanzie, pubbliche funzioni e ruolo delle parti sociali in un contesto politico-sociale di smarrimento. In questo quadro, a tratti, la popolarità di questo governo, che ha giocato su demagogia, populismo e politica degli annunci, è addirittura cresciuta. La presunta dimensione politica della nuova Confindustria si è puntualmente persa dietro qualche vantaggio contingente. Il protagonismo della CGIL su tanti fronti ha però permesso a molti di iniziare a riflettere su molte cose. Che sulla scuola grembiulini e voti in condotta mascheravano una straordinaria operazione di tagli e depotenziamento dell'offerta formativa, che dietro la vergognosa campagna contro i presunti fannulloni si nascondeva un attacco ai diritti del lavoro pubblico ed una nuova ondata privatizzatrice su funzioni di cui è il pubblico ad essere garante, oltre alla volontà, assecondata da CGIL, di rinnovare il contratto nazionale sotto le soglie dello stesso accordo del 1993, che ai più giovani, come è avvenuto nel contratto separato del commercio, si prospetta un futuro con un ulteriore taglio di pezzi di diritti, che in un paese che fatica a reggere la competizione internazionale si tagliano risorse a università e ricerca, che ai lavoratori e ai pensionati, che hanno contribuito per il 90% all'aumento delle entrate fiscali, non verrà restituito nulla. Infine, che l'avete interrotto quel timido disegno riformatore avviato nella scorsa legislatura sulla stabilizzazione dei precari, porterà centinaia di migliaia di persone a perdere il posto di lavoro. In tutto questo noi siamo stati protagonisti. Lo dobbiamo essere ancora anche alla luce dell'aggravarsi della crisi, senza perdere di vista l'obiettivo primario di allargare alleanze e consenso intorno alla nostra proposta. Con l'accorgimento però che questo, così come sta avvenendo, non faccia smarrire la CGIL, la giusta strada intrapresa, che avrà una sua tappa nello sciopero del 12 dicembre, ma che dovrà trovare una sua linea di continuità anche oltre questa data, in assenza di risposte positive sulle tante questioni che poniamo. Cari delegati, cari delegate, compagni pensionati, compagno Guglielmo Epifani ha concluso, l'attivo nazionale dei delegati e dei quadri della CGIL, dicendo alla platea, ma idealmente a tutti noi, ce la faremo anche questa volta. Io credo che dobbiamo uscire di qui questa mattina, tornare ai luoghi di lavoro, andare a fare le assemblee con questa consapevolezza che ce la faremo anche questa volta. Grazie.